Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Praderadego sulle Prealpi Trevigiane, uno dei tanti valichi che mettono in comunicazione il Trevigiano con il Bellunese. La nostra meta di oggi è il Monte Crep, un eccezionale balcone panoramico sia verso nord che verso sud. Per salire al Monte Crep esistono innumerevoli itinerari. Noi abbiamo scelto uno dei più semplici, partendo cioè da Praderadego e come prima tappa, a circa un'ora, Malga Canidi. Siamo ormai a pochi passi da Malga Canidi, che è proprio qui dietro di me. E alla mia destra si staglia la croce del Monte Crep, che è la nostra meta di oggi. A partire da questo punto in poi, il percorso è veramente molto semplice, perché è tutta una strada, cementata o asfaltata, fino a sotto le pendici del Monte Crep. Thank you.
siamo arrivati ad un punto in cui la strada si biforca in due, ma noi non seguiamo né una direzione né l'altra, bensì andiamo in mezzo dove c'è un'evidente traccia che è l'ultima rampa per salire alla cima del Monte Crab. Rampa finale, bella ripida. Eccoci arrivati in cima al Monte Crab. Da qui il panorama è fantastico a 360 gradi. Adesso per il percorso di ritorno faremo quasi completamente quello dell'andata, tranne l'inizio e la fine. Infatti adesso scenderemo qua giù, si vede, a Malga Mont, prenderemo a destra la strada e torneremo al bivio di poco fa. E infine, arrivati a Malga Canidi, scenderemo invece che per il ripido e sconnesso sentiero per la strada fino a Praderadego, chiudendo due anellini. Ecco, stiamo chiudendo il primo anellino di oggi perché siamo tornati al bivio di poco fa e adesso riprendiamo la strada che abbiamo percorso per venire fino a qui, fino a Malga Canidi. Stiamo tornando a Malga Canidi e adesso, invece che fare il sentiero dell'andata, facciamo la molto più comoda strada cementata e in circa mezz'ora torneremo a Praderadego. Mancano ormai pochi minuti per ritornare a Praderadego e chiudere così il secondo anellino della giornata di oggi. Il Monte Crab è un balcone panoramico fantastico, sia verso nord che verso sud. E il percorso che abbiamo scelto noi per arrivarci è piuttosto semplice. Se non fosse per la lunghezza e per il primo tratto di sentiero che è un po' scosceso e ripido, sarebbe praticamente turistico. E il meteo ha collaborato perfettamente. Bene, noi ci salutiamo qui.
Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.